Benvenuti a questa nuova edizione in diretta per TR24 Sport. Partiamo con il calcio perché è servito solo alla fine statistico il sigillo su calcio di rigore di Carlo Butic al Vicenza. Con questa rete l'attaccante croato ha raggiunto la doppia cifra in campionato. Sentiamo. Carlo Butic, a pesare alla fine contro il Vicenza sono stati appunto gli errori dei singoli. Vicenza cinico, e quindi qual è il tuo commento e come soprattutto poter evitare questi errori? Queste squadre che puntano a vincere non puoi sbagliare questi errori, quindi loro ti puniscono subito. Dovevamo stare un po' più lucidi su 1-0, però va bene, queste partite finiscono così, abbiamo perso, quindi niente. Sei entrato un po' a freddo, nel senso che forse non te l'aspettavi avendo Caturano questo infortunio, quindi sei entrato poi in partita, un voto che puoi dare alla tua prestazione, quale potrebbe essere? Sicuramente non me l'aspettavo, non lo so che minuto era, però il mio voto non lo so, sinceramente voglio rivedere la partita perché così da freddo non riesco a dare un voto, però sicuramente che potevo fare di più, dovevo dare di più. Al dischetto infallibile, e quindi a questo punto ti manca il gol su azione. Sì, sinceramente al gol adesso non ho pensato neanche perché la squadra ha perso, quindi gol su azione sicuramente arriverà prima o poi, deve arrivare. Come tutte le squadre di Serie C, anche il Ravenna dovrà attendere 2 settimane prima di tornare in campo con la sfida in programma per l'8 marzo contro la Virtus Verona. Intanto il presidente Brunelli ha voluto stigmatizzare l'operato dell'arbitro da lui giudicato inadeguato nella sfida persa contro la Triestina. Sentiamo. È una Ravenna che si è sentito defraudato, quello che ha lasciato il Benelli a mani vuote dopo la sconfitta casalinga contro la Triestina. Una KO indigesto non tanto sotto il profilo della prestazione, quanto invece per il tipo di conduzione di gara espressa dall'arbitro Pasciuccu di Albano Laziale. La gara è contraddistinta da un arbitraggio non all'altezza. Questo è ora di dirlo, mi ripeto, però è ora di dirlo. È ora che si sappia che noi non siamo soddisfatti, non siamo contenti del livello degli arbitri che vengono inviati a Ravenna, soprattutto negli ultimi tempi. Il riferimento del presidente non è però all'episodio che ha deciso la gara. Tutto regolare nell'azione che ha visto il tracciante di Lodi fare a fette la difesa del Ravenna prima che Gatto confezionasse un cioccolatino da scartare per Gomez. Il discorso, infatti, è più ampio. Voglio che sia, insomma, che si capisca che non siamo gente che si lamenta per niente, ecco. Abbiamo sempre tenuto un atteggiamento, un comportamento di rispetto. E anche qui voglio tenere un comportamento di rispetto, però voglio che la nostra società che fa sforzi, che si impegna, una squadra che si impegna, abbia il giusto rispetto anche dal punto di vista degli arbitraggi. È allarme rosso su tutti i fronti per l'Imolese. La sconfitta rimediata sul campo del Fano ha acuito una crisi in classifica alla quale hanno fatto seguito la contestazione dei tifosi rossoblù e il silenzio stampa. Vediamo. Fallito lo scontro diretto col Fano, per l'Imolese la salvezza diretta in Serie C continua ad essere un solo miraggio. Nello scontro diretto contro l'Aquila, i romagnoli sono incappati in una sonora sconfitta, seconda consecutiva dopo quella col Cesena. Ora il distacco dall'ultimo posto occupato dalle Rimini insieme ai marchigiani dista solo 2 punti. Onore al merito al Fano, che secondo me ha vinto meritatamente, anche solo per il fatto che comunque hanno messo quell'impegno e quella determinazione che serve per vincere queste partite. Noi oggi non l'abbiamo dimostrato e quindi è giusto che la squadra, tutti quanti noi, riflettiamo sul fatto che per vincere queste partite è necessario tirare fuori quella determinazione, quell'impegno che altrimenti ci porta a nulla. Aperta la contestazione storica dei tifosi, la prima in assoluto, la società si è chiusa nel silenzio stampa. Sarà una lunga settimana di riflessioni senza impegni ufficiali in cerca di nuovo vigore. La società ha deciso che parleranno solo i dirigenti.
in maniera tale che la squadra, lo staff, Limolese Calcio tutti insieme possa compattarci e riflettere su questo momento. Prosegue intanto a vele spiegate la corsa della San Marino Academy nelle zone più prestigiose del campionato di Serie B femminile. La squadra di Alain Conte si aggiudica anche il derby di ritorno contro il Ravenna Women e si riporta così a meno uno dalla capolista Napoli, che invece non è sceso in campo, complice il controverso rinvio della partita col Cittadella. San Marino invece supera le giallorosse grazie ai gol realizzati da Menin al 27esimo e di Luzio al 69esimo, prima che Picchi non accorciasse le distanze 8 minuti più tardi. Regaglia riporta avanti le Titane di due gol con una gran conclusione all'incrocio al 79esimo e nel finale di gara è invece Filippi a fissare il punteggio sul definitivo 3-2. Cambiamo però adesso argomento per dedicarci al basket. Rimini incassa il secondo KO di fila nella trasferta di Giulianova. Proprio come era accaduto a Fabriano, i biancorossi pagano a carissimo prezzo un vistoso calo di prestazioni arrivato proprio nel corso del secondo tempo. Vediamo. Con Massimo Bernardi, dopo la partita di Giulianova, 70-54 per i padroni di casa, e questa sconfitta cosa si può dire? Ma c'è poco da dire, c'è da chiedere scusa alla decina di tifosi che sono venuti fino a Giulianova a vedere la squadra, segno di affetto e attaccamento. Sapevo che insomma, la situazione della settimana non era ottimale, ci siamo allenati male e con tanti assenti, però ero certo che i ragazzi avrebbero messo in campo energia, intensità, cuore, orgoglio. Cose che purtroppo non ci sono state, abbiamo giocato sottotono soprattutto in difesa, abbiamo dato fiducia a Giulianova che ha giocato orgogliosa, ci ha creduto, ma siamo stati noi che li abbiamo messi in fiducia non difendendo come dovevamo, come avevamo preparato. Questo è un grande bagno di umiltà che ci serve, perché se noi crediamo di essere diventati dei fenomeni abbiamo sbagliato di grosso. Noi possiamo lottare per vincere le partite se tutti i ragazzi danno il 110% del loro impegno e della loro concentrazione e del loro buttarsi in campo come individuo e come squadra. Se questo non lo facciamo possiamo perdere tutti con tutti, e questa è stata una conferma. Il pallone non rimbalza, così titola il Corriere di Romagna per denunciare quello che è lo stop per il coronavirus. Calcio, basket e volley si fermano le impressioni e i programmi di lavoro delle squadre romagnole. Si parla invece di corsa allo scudetto per quanto riguarda il resto del Carlino, ma sarà uno scudetto senza tifosi. Calcio dunque che va in quarantena. Juve-Inter si gioca, ma si gioca a porte chiuse. Questa sera però invece le porte saranno ben aperte per ospitare una grande partita di Champions. Ce ne parla Luciano Poggi nella sua opinione. Torna la Champions. E si può affermare, senza timore di essere smentiti, che mai appuntamento di Champions fu più atteso. Beh, ovviamente parliamo di Napoli-Sampdoria, di Napoli-Barcellona, una Napoli-Barcellona che riscalda i cuori, soprattutto dei tifosi napoletani. Perché? Perché ovviamente è stato richiamato alla mente il periodo d'oro vissuto dal Napoli con Maradona, perché in ogni caso quel paragone con Messi è comunque inevitabile. Tant'è che a Napoli ci sono state manifestazioni davvero straordinarie nei confronti, manifestazioni dettate dall'amore, dall'affetto per quella persona, per quel calciatore. Parlo naturalmente di Messi, ma il paragone diventa inevitabile. E allora ecco perché, come detto, mai appuntamento di Champions fu più atteso. È atteso per tanti motivi, perché Gattuso per la prima volta si trova ad allenare una squadra che gioca in Champions, perché comunque il Napoli, che sta pian piano rifacendo
Capolino prova in ogni caso a giocarsela contro un avversario che ha tutti i favori del pronostico. E allora affacciamoci con grande curiosità sia a questo appuntamento che a quello di domani con la Juventus. Ma in ogni caso è sempre Champions. È tutto allora per questa nostra edizione. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Arrivederci.